prima la salute perché ci occupiamo di promozione del benessere, prima la salute perché prima della cura c'è la prevenzione. Prima la salute è uno spazio di approfondimento interamente dedicato al Dipartimento di Prevenzione e realizzato in collaborazione con la ASBT. Oggi siamo a Trani, siamo in una importante impresa, forse la più importante del Sud Italia, di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Vedremo di quale categoria di prodotti si tratta e soprattutto ci occuperemo delle attività di controllo che vengono effettuate dai veterinari della ASBT. Il dottor Nicola Fortugno è il direttore dell'area C della Sanità Pubblica Veterinaria della ASBT. Dottore, ben trovato. Grazie. Dottore, sono tante le attività che riguardano questa area del Dipartimento di Prevenzione. C'è sicuramente da mettere in evidenza un settore molto importante che è quello che riguarda i controlli ufficiali sulla filiera dei sottoprodotti di origine animale, i cosiddetti SOA. Sì, certamente. Per SOA noi intendiamo, è l'acronimo di sottoprodotti di origine animale. Cosa sono? Sono in parte, così come definiti dal regolamento comunitario che disciplina l'intera filiera, dalla produzione sino alla fase ultima dello smaltimento, sono corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti di animali che non sono destinati al consumo umano. Per questi sottoprodotti, chiaramente, il regolamento comunitario 1069 del 2009 e il suo regolamento applicativo 142 del 2011 vanno un po' a standardizzare quelli che sono i nostri controlli ufficiali e quelle che devono essere le caratteristiche del processo tecnologico di trasformazione. Questo è un argomento molto delicato. Questo tipo di settore di lavorazione come si inquadra nell'ambito di un discorso più ampio di economia circolare? La normativa comunitaria sanitaria che disciplina i controlli sulla filiera dei SOA si coniuga perfettamente con quella che è la politica strategia comunitaria ambientale in materia di economia circolare. Cosa intendiamo per economia circolare? È quell'insieme di attività che determinano il passaggio, la transizione da uno sviluppo di tipo lineare che ha caratterizzato un po' il fine Ottocento sino ai giorni nostri, dove si dava importanza alla produzione, all'utilizzo del bene e al suo abbandono. Con l'economia circolare, ecco, si ha il passaggio verso uno sviluppo di tipo sostenibile. È in pratica la espressione di un equilibrio, direi, osmotico tra gli interessi economici, interessi sociali e interessi ambientali. Quindi cerchiamo sicuramente una situazione di equilibrio tra un sostegno alla sanità pubblica ma anche una corretta politica di sanità ambientale. Sicuramente, anche perché per sviluppo sostenibile lo si ha quando il rapporto tra PIL, che è il prodotto interno lordo, e le energie utilizzate per ottenere tale prodotto è sempre superiore a 1. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo cercare di produrre, ma nella direzione del risparmio delle energie e soprattutto della riduzione della produzione dei rifiuti, i quali rifiuti che prevedono e contemplano anche i rifiuti alimentari, devono rispettare la famosa regola delle 4 R, riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero delle sostanze. Considerato che il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata deve rappresentare la estrema ratio, tant'è che tra gli obiettivi comunitari è previsto che per il 2030 non più del 10% dei rifiuti deve essere portato, trasportato in discarica controllata.
Oggi siamo a Trani, siamo in un impianto riconosciuto per la produzione dei sottoprodotti di origine animale. Insieme con la dottoressa Maria Franca Nettis, intanto cercheremo di capire quali sono le categorie dei sottoprodotti di origine animale. I sottoprodotti di origine animale si dividono in base a quello che è il loro livello di rischio in categoria 1, 2 e 3. Nella categoria 1 prevalgono prevalentemente tutte le carogne di animali della specie bovina e ovicaprina. Sono quegli animali che sono sensibili alle malattie trasmissibili, in particolar modo alle encefalopatie spongiformi, come la cosiddetta mucca pazza. Mentre per quanto riguarda i materiali che rientrano nella categoria 2, abbiamo prevalentemente le carogne di animali della specie suina, equina o le specie avicole, complete anche con letame, pollina, contenuto del tubo digerente. Mentre nella categoria 3, che ha, a differenza della categoria 1, un livello di rischio più basso, abbiamo prevalentemente tutti gli scarti della macelleria, gli scarti di lavorazione di una pescheria e anche quello che proviene da un impianto di macellazione. Basti pensare che in questa grande categoria convogliono tutte quelle parti di carcasse, parti anatomiche che per motivi commerciali non vengono destinate al consumo umano. Basti pensare alle teste di pollame, alle zampe o frammenti di ossa metacarpiche, metatarsi. Quindi in questa categoria, con un livello più basso, rientrano, confluiscono più parti di animali. Anche gli stessi, per esempio, prodotti di origine animali che per motivi di fabbricazione o per difetti di confezionamento vengono esclusi dal consumo umano per andare a essere inquadrati proprio come sottoprodotti. Dottoressa, quali sono i prodotti che otteniamo con la lavorazione di questa categoria 3? Nello specifico dobbiamo fare una distinzione. Dai materiali di categoria 3 abbiamo la produzione di materiale tal quale, che può essere comunque destinato all'alimentazione come alimento crudo per animali da compagnia, oppure può essere trasformato, dove abbiamo due porzioni, una porzione solida e una porzione liquida. La solida si produce le cosiddette PAT, che sono proteine animali trasformate, che vanno esclusivamente per la produzione di mangimi per animali da compagnia o per fertilizzanti. Invece dalla parte liquida si estrae grasso fuso di categoria 3 che può essere impiegato sia nella mangimistica per la produzione di mangimi per alcune categorie di animali, oppure può essere riutilizzato per esempio come biodiesel, viene utilizzato per la produzione di biodiesel, o anche come combustibile. Comunque si cerca di dare un riutilizzo, un recupero a questo che è il sottoprodotto. Con il dottor Angelo Rizzi, medico veterinario della ASBT, ora entriamo nel dettaglio, vediamo innanzitutto come è fatto un impianto di trasformazione. Sì, questi impianti per norma devono prevedere una zona pulita e una zona sporca. Noi ci troviamo oggi, in questo momento, nella zona sporca, che è la zona in cui accedono i mezzi che provengono dal territorio e che quindi trasportano il materiale grezzo, fresco, che deve essere sottoposto alla successiva lavorazione. Lavorazione che tende a sterilizzare questi materiali per renderli poi idonei al successivo utilizzo, che nello caso specifico di questo impianto è produzione di PAT, che è un acronimo che significa proteine di origine animale, proteine animali trasformate, e che viene utilizzato come materia prima per mangimi per animali da compagnia, quindi per pet food, oppure viene utilizzato in alternativa come fertilizzante, e grassi che vengono destinati all'alimentazione zootecnica. Ovviamente per poter essere destinati all'alimentazione del pet food e all'alimentazione zootecnica, l'impianto di trasformazione deve garantire tutta una serie di lavorazioni tale per cui il materiale che si ottiene deve essere ottenuto in sicurezza e quindi con tutti quanti i criteri microbiologici atti a poterlo commercializzare e destinare quindi all'alimentazione degli animali.
animali. Dottore, i nostri controlli cominciano già in questa fase, cioè per noi è importante anche verificare che ci sia correttezza nella organizzazione dell'impianto. I controlli partono dalla zona sporca e seguono tutta quella che è il ciclo di lavorazione del sottoprodotto, per cui partono dalla verifica del mezzo in entrata, che è una verifica sia strutturale del mezzo che della documentazione di scorta, per poi proseguire nella fase successiva dello scarico del materiale, della verifica del materiale, della lavorazione dello stesso e della verifica anche che il mezzo che ha scaricato il materiale faccia poi tutti quei passaggi necessari affinché ci sia la sterilizzazione dello stesso, tant'è vero che in questa area è previsto obbligatoriamente, oltre a una pesa in cui il materiale e il mezzo vengono sottoposti alla verifica della pesatura per il concetto della tracciabilità anche dei quantitativi in entrata e in uscita, ma dopo che ha scaricato all'interno della struttura che andremo a visitare adesso, ha obbligatoriamente necessità di passare attraverso queste vasche di sterilizzazione dove i mezzi vengono sia sterilizzati con un'idropulitrice e disinfettati che lavati i pneumatici in uscita attraverso queste vasche che possiamo diciamo, vedere facilmente in cui c'è dell'ipoclorito di sodio che sterilizza anche le gomme, per cui entra sporco e esce pulito. Ora con il dottor Giuseppe Malva, medico veterinario della ASL BT, entreremo nel dettaglio dell'analisi ispettiva che viene fatta. È arrivato il camion che trasporta i sottoprodotti di origine animale. Vediamo ora che cosa succede. Ci troviamo in una fase del processo ispettivo presso l'impianto. In questo momento è arrivato l'automezzo carico di soia di categoria 3 e i colleghi Cito e Simone, come primo atto di controllo, esaminano i DDT di trasporto, che indicano la tipologia del materiale in ingresso, l'origine del materiale in ingresso, il trasportatore e la destinazione del materiale in ingresso. E quindi controllano la conformità di questo DDT. Contemporaneamente il dottor Simone sta esaminando quello che è l'atto di registrazione relativo all'automezzo e alla ditta che trasporta, che deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Atto di registrazione che deve essere sempre portato sul camion dal conducente o dal titolare del mezzo. Subito dopo la pesatura il camion entra nella fase di scarico, rilascia il materiale e i medici veterinari della ASL effettuano il primo controllo. Dopo la fase di arrivo e di scarico del materiale, che cosa succede? Il materiale viene convogliato attraverso delle coclee all'interno di frantumatori che lo riducono in pezzi più piccoli, tali da poter essere facilmente cotti all'interno delle autoclavi che sono nell'altra parte della struttura. È stata fatta una prima macinazione grossolana, ora i colleghi stanno facendo degli altri controlli. Di che cosa si tratta?
Allora, praticamente i colleghi ora stanno controllando il macinatore cosiddetto a martelli liberi, che non è altro che un macinatore che macina ulteriormente il prodotto ivi giunto per far sì che questi non superino la lunghezza di 30 mm. Questo perché nel momento in cui arrivano tutti questi prodotti con questa lunghezza specifica che è prevista dai regolamenti comunitari, arriva nei cuocitori, per così dire, nelle autoclavi, questa lunghezza è fatta minata, cioè dà la possibilità alle temperature che vengono utilizzate nel sistema di arrivare a cuore dell'intero prodotto, per cui alla fine della lavorazione questo prodotto avrà una salubrità, quindi sarà micologicamente sterile. Questa è la seconda fase del controllo fisico che viene effettuato sul trattamento di questi sottoprodotti e che viene gestito da un software, un computer, che tiene sotto controllo tutte e sei le autoclavi presenti che possono lavorare anche in maniera indistinta fra di loro. Questo software registra quelle che sono le temperature che si raggiungono all'interno delle autoclavi e i tempi previsti dalla normativa vigente con le rispettive temperature, da un minimo di 100 gradi a oltre 121 gradi. Dottore, che cosa stanno effettuando ora? Allora, dopo aver effettuato lo scarico del materiale, ora stanno facendo un lavaggio accurato dell'automezzo con disinfettante, sia all'interno del mezzo che sulle ruote, questo per far sì che vengano evitati fenomeni di contaminazione su altro materiale che verrà trasportato. Dottore, questa è un'attività di routine, viene effettuata tutte le volte? Questa attività viene esercitata in ogni momento di scarico, cioè dopo lo scarico ogni automezzo viene sottoposto al lavaggio e disinfezione, sistematicamente. E questo lavaggio e disinfezione viene poi annotato sulla DDT in ingresso, dove viene riportato la data e anche l'ora del lavaggio con la firma del responsabile dell'impianto. Nella fase successiva il camion passa per un'area dove vengono disinfettate anche le ruote. Allora, successivamente c'è una platea attraverso la quale passa il camion immergendo le ruote, platea che contiene disinfettante che va ulteriormente a disinfettare le ruote dell'automezzo prima che esca fuori, in maniera tale che non venga contaminata l'altra area esterna. Abbiamo visto tutta la zona cosiddetta sporca, ora invece siamo nella zona definita pulita. Sì, questa è la zona pulita ed è la zona in cui viene stoccato il materiale una volta che è stato trasformato all'interno dell'impianto. Per cui alle mie spalle si possono vedere i silos in cui viene stoccato il grasso pronto per la commercializzazione, il quale viene riscaldato attraverso delle serpentine in cui passa dell'acqua calda per permetterne ovviamente la fluidificazione e quindi il caricamento nelle apposite cisterne. E ci stanno anche dei silos in cui vengono stoccate le PAT, quindi le proteine animali trasformate, che tal quali vengono caricate su appositi mezzi identificati e autorizzati per il trasferimento alle successive industrie di lavorazione che, come abbiamo già anticipato, sono per il pet food e quindi per la produzione di mangime per animali da compagnia e per uso fertilizzanti. Dottore, i nostri controlli riguardano anche questa area della produzione? Assolutamente sì, riguardano questa area della produzione perché andiamo a verificare prima di tutto il corretto stoccaggio del materiale finito, che è quello che deve essere comunque mantenuto nelle condizioni idonee per poter essere commercializzato. Non solo, ma in questa area ci sono anche, oltre agli uffici amministrativi dove vengono tenuti i registri e manuali di autocontrollo, anche il laboratorio di analisi dove la ditta opera in autocontrollo tutti quegli accertamenti necessari per verificare che il processo produttivo sia stato effettuato
nel rispetto di quelli che sono i parametri di temperatura, tempo e di sicurezza previsti dalla normativa. Siamo nella zona pulita, qui faremo un campionamento delle farine, i veterinari stanno procedendo con la flambatura dei contenitori dove metteremo una prima parte del campione, poi flamberemo anche questo contenitore più piccolo per fare il campione che andrà poi all'istituto zooprofilattico per le analisi del caso. Dottore, che tipo di controlli vengono effettuati? Sul grasso vengono effettuati campionamenti per la ricerca di impurità insolubili, che devono essere risultare al di sotto dello 0,15% sul peso totale, e sulle PAT vengono effettuati campionamenti relativamente alla ricerca delle salmonelle e delle enterobatteriacee. In aggiunta a questi campionamenti previsti da questi regolamenti, il Piano Nazionale Alimentazione Animale annualmente prevede una serie di altri campionamenti su queste matrici. Sulle PAT si sono fatte ricerche sul residuo di antibiotici e anche sulla ricerca di salmonelle. Mentre sul grasso viene richiesta anche la ricerca delle diossine. Che cosa succede in caso di esito positivo? Allora, la merce può essere avviata o alla distruzione o al ritrattamento, sempre sotto nostro controllo, e al ricampionamento fino a esito positivo, diciamo, favorevole dell'esame. A difenderci in questa zona c'è un bellissimo falco che viene utilizzato come dissuasore per i volatili. Per maggiori informazioni su tutte le attività di controllo che vengono effettuate in questa area importante di produzione potete inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica comunicazione@aslbat.it e comprima la salute. Arrivederci alla prossima puntata.